Continuiamo a parlare di agricoltura con il consigliere cremonese del Carroccio, Federico Lena. Consigliere Lena, oggi si discute un documento importante per quanto riguarda la Regione Lombardia. Esatto, sono le linee guida che noi dovremo seguire per i prossimi 5 anni. Credo che sia importante avere questa linea che ci viene dettata da questo documento, un documento che è stato proposto dalla Giunta e che noi abbiamo minimamente emendato nelle varie commissioni. Quindi direi che su questo non ci sono dubbi. L'unica cosa che mi lascia molto perplesso sono gli interventi di questa opposizione, dove cerca di smontare il documento. Va bene che fa parte del gioco delle parti e del teatrino della politica, però secondo me questo è un documento ben fatto che secondo me darà i risultati che noi ci aspettiamo. Diviso in 4 aree molto importanti per lo sviluppo dell'intero paese, qual è la parte che sta più a cuore? Beh, direi che l'agricoltura, il fatto che venga riconosciuto, io forse perché faccio parte di questa commissione, viene riconosciuta l'importanza dell'agricoltura in Regione Lombardia come attività produttiva importante, forse la principale per la nostra regione, e quindi lo dimostra il fatto che noi ci siamo sforzati di anticipare la PAC per esempio al 70% nei confronti degli agricoltori che in questo anno hanno avuto gravi difficoltà dovute al maltempo.